Il Nibbio è una piccola opera di architettura realizzata nel parco di Maiano, frutto di un seminario tematico al quale hanno partecipato 11 studenti della scuola di architettura. Per la riuscita dell'iniziativa è stata preziosissima la collaborazione del comune di Fiesole e della fattoria di Maiano. Quest'opera, il Nibbio, vuole ricordare e celebrare gli studi sul volo compiuti da Leonardo da Vinci. Infatti, nel Codice sul volo degli uccelli, Leonardo cita il Monte Ceceri quale punto di partenza di un ipotetico volo sopra la città di Firenze. Da qui probabilmente nasce la leggenda per cui nel 1506 Zoroastro da Peretola, uno dei famigli di Leonardo, si sarebbe librato in volo, partendo proprio dalla cima del monte e riuscendo a rimanere in aria per qualche centinaio di metri prima poi di precipitare a terra. Che si tratti di mito o di realtà, questo luogo è diventato comunque nell'immaginario comune la scena delle osservazioni degli esperimenti di Leonardo. E questo luogo però è anche il luogo di cave, da cui un tempo si estraeva la pietra serena, servita per costruire maggiori monumenti fiorentini e per questo frequentata da architetti e artisti come Brunelleschi e Michelangelo. Il progetto del Nibbio, è dunque un lavoro sulla memoria dei luoghi, che intende l'architettura come ponte fra il passato e il presente e che si fa interprete dell'anima dei luoghi. L'opera è collocata proprio sull'orlo della parete della cava, è realizzata interamente in legno proprio dagli studenti, che quindi hanno potuto fare un'esperienza completa di progetto, a partire dal concepimento fino alla costruzione. In sostanza, il progetto si può dire che tenga insieme tre immagini o concetti. Il muro come frammento di architettura che nasce dalla pietra delle cave sottostanti, l'ala come vocazione del volo e la scala come simbolo di trascendenza che unisce la terra al cielo, anche se siamo consapevoli che quello di Leonardo è un cielo fisico e non metafisico. La scala in questo caso infatti unisce la roccia degli Scalpellini al cielo delle macchine volanti leonardesche e rappresenta la spinta propulsiva dell'ingegno umano.